Ciao, immagina di trovarti in una situazione in cui vuoi realizzare qualche cosa, che sia un progetto di vita, che sia un progetto lavorativo, che sia semplicemente prendere la tua automobile e arrivare da A a B. Ora, nella maggior parte dei casi, noi ci troviamo tutti quanti, chi più e chi meno, a ragionare in maniera lineare, e cioè se vogliamo partire per un progetto, se vogliamo partire per un viaggio, cominciamo a visualizzarci tutto il processo dall'inizio alla fine. Questo avviene anche in psicoterapia classica, e cioè si pensava inizialmente che si poteva partire con un paziente per arrivare progressivamente ad uno stato di salute, di risoluzione delle problematiche. Oggi però sappiamo che la nostra mente funziona anche in maniera paradossale e, come dice il mio grande maestro Giorgio Nardone, psicoterapeuta didatta del Centro di Psicoterapia Strategica di Arezzo, potremmo utilizzare quella che lui chiama la tecnica dello scalatore. Beh, anch'io pratico un po' di arrampicata sportiva, sono stato in montagna a fare un po' di alpinismo e so che in effetti quando i grandi alpinisti devono creare una nuova via in montagna, che cosa fanno? Non partono dalla base per arrivare alla vetta a livello di visualizzazione, ma quando studiano il percorso fanno un processo assolutamente inverso, e cioè cominci a mirare alla vetta, guardi la vetta e cerchi di capire a partire dalla vetta e scendendo giù qual è il percorso più breve, più semplice, più lineare e anche più, se vuoi, esteticamente piacevole che ti porterà poi, ripercorso a ritroso, in vetta. Questa che sembra una piccola semplice banalità, un piccolo semplice escamotage applicato alla vita di tutti i giorni e alla nostra ideazione, alla nostra progettazione, può fare veramente la differenza. Visto che siamo all'inizio dell'anno e che ci troviamo adesso a decidere che cosa voler fare durante il nostro anno, è molto più utile se noi partiamo dai nostri obiettivi finali e poi, come appunto fanno i bravi scalatori, partiamo dalla vetta per arrivare al punto di partenza. In questo modo, andando a ritroso, avremo molto più semplice il percorso che sarà più chiaro per noi e ci darà la possibilità di capire quali sono le tappe intermedie e avere anche, se ci pensi, un buon monitoraggio di quello che stai facendo. Facciamo un esempio concreto. Se ad esempio vuoi realizzare un evento, vuoi creare un evento, potresti cominciare nella maniera classica a cominciare a ragionare da adesso per crearlo, quindi iniziare a mandare gli avvisi, a mandare le email, a mandare gli inviti, poi a cercare la sala, poi però, ma in questo modo ti troveresti molto probabilmente lì dove non volevi arrivare, perché sarà molto facile perderti lungo questo percorso. Viceversa, se tu riesci già a visualizzare che tipo di evento vuoi creare, come sarà proprio lì quando l'evento sarà realizzato, quante persone vuoi che ci siano, in che tipo di location, con che tipo di atmosfera, con quali relatori, eccetera, eccetera, da lì potrai trovare tutti gli step intermedi, quindi qual è il passaggio precedente che ti porta lì e così via fino ad arrivare al punto di partenza. In questo modo le cose diventano estremamente più semplici, provare per credere. Beh, in effetti, se noi riuscissimo ad applicare questa semplice, tra virgolette, tecnica, questa strategia dello scalatore nella nostra vita quotidiana, tutto sarebbe più semplice. Eviteremmo di disperdere tante energie e ci riusciremo a focalizzare lì dove è necessario e soprattutto ad avere un buon monitoraggio di quello che si sta facendo. Perché, come dice Pascal, per conquistare il futuro bisogna prima sognare. Ciao, buona giornata e buon anno!